Angolo Rossonero, eccoci a Boccadasse, uno dei quartieri a forti tinte rosso-blu di Genova. Torniamo a Genova e nella Tana del Grifone a un anno di distanza dall'ultima volta. In quell'occasione si giocò ancora di mercoledì in un turno infrasettimanale e ancora a dicembre. Quel che cambierà rispetto a quell'occasione sarà il tipo di allenatore che andremo ad affrontare, una leggenda rossonera. Grande, enorme, tanto quanto il mare. Stavolta però anche con due grandi big della nostra storia come Andriy Shevchenko e Mauro Tassotti servirà a lasciare da parte i sentimenti. Arriviamo da due KO consecutive, c'è voglia di rivalsa, ma Rassi ci aspetta e noi proprio qui vi portiamo. Vi abbiamo portati davanti alla porta in cui Pier Kalulu lo scorso anno trovò il suo primo gol in maglia rossonera, proprio qui, proprio in Genoa-Milan 2-2. Una porta che questa sera cercherà di trovare anche Zlatan Ibrahimovic per entrare nella top 10 dei marcatori di tutti i tempi rossoneri in Serie A. Ibrahimovic che è a quota 72 cerca di agganciare Inzaghi a quota 73. Qui sul campo del Genoa Sandro Tonali ha trovato il suo primo gol in Serie A con la maglia delle Brescia, Theo Hernandez ha trovato il suo primo gol in Serie A con la maglia del Milan, Pier Kalulu ha trovato il suo primo gol in Serie A con la maglia del Milan. La domanda spontanea che ci sorge è chi sarà il prossimo, ovviamente, e ci auguriamo che magari oggi possa essere la volta di Junior Messias. Vi lascio con questa provocazione. Buona partita a voi!
Devo abituare a queste cose perché sono a un livello che sono nella squadra fortissima, un club importante, quindi mi devo abituare, ormai le emozioni sono già passate. Adesso piano piano ci adattiamo, il mister ovunque mi mette lui cerco di lavorare per le squadre, di fare il mio meglio. È bello essere così, noi siamo spontanei, ci confrontiamo per cercare di migliorare, ci diciamo tutto quello che serve per cercare di fare bene e quindi dopo poi siamo molto meno equilibrati di quello che pensiamo.